Un po' come dire, è già passato un mese dal Natale. Ma ti rendi conto? Cosa incredibile. Io ho ancora l'albero però, da smontare. Vabbè, ma tanto vi dico la verità. Fai presto, no? Lo metti nello stanzino. Sì. No? No, da quest'anno no, perché ho preso l'albero più grande, più nuovo. Infatti, è un po' difficile. Vabbè. Buona giornata amici, queste sono le stelle di Azus, il programma fatto apposta per raccontarvi nei prossimi 10 minuti l'oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, in compagnia del nostro amico Azus, astrologo di riferimento di Cartomanti Europei, che è l'organizzazione che produce queste ed altre trasmissioni televisive che vanno in onda anche su questo canale. Buongiorno Azus. Buongiorno Pasquale. Buon mercoledì, giro di boa della settimana, parliamo dell'Ariete. Sì, parliamo del segno dell'Ariete, che vivrà una giornata non proprio entusiasmante, dobbiamo dire, perché ci sarà qualche piccolo problema legato anche al denaro in questo giorno, qualche spesa imprevista, qualche incasso mancato. Però attenzione, perché Marte ormai sta bussando proprio alle porte del vostro segno, e quando Marte entra in casa vostra voi recuperate sempre coraggio, entusiasmo, vitalità, ottimismo. Quindi nei prossimi giorni cambieranno tantissime cose per voi. Intanto, per questo mercoledì, cercate di limitarvi alla normale amministrazione, perché non sarete in grado di prendere decisioni razionali, lucide, agirete sempre un po' troppo d'istinto. Andiamo al segno del Toro. Beh, per voi invece questa luna è una luna magnifica, transita in un punto interessantissimo del vostro cielo, che ha a che fare anche con novità che possono riguardare la vostra attività professionale, ad esempio una luna che parla di spostamenti, di viaggi, di notizie che arrivano da lontano, ma soprattutto di nuove esperienze da fare in ambito lavorativo, ma anche di successi da ottenere. Ecco perché possiamo parlare di una giornata in cui arriveranno delle soddisfazioni anche a livello economico. Per quanto riguarda il segno dei Gemelli, è una luna questa che vi invita ad occuparvi di questioni burocratiche. Sappiamo che voi ogni tanto siete un po' distratti, quindi potete dimenticare delle scadenze, rimandate sempre magari un appuntamento con il comune, con insomma il vostro commercialista, e questo alla fine può ripercuotersi sulla vostra vita. Ecco perché la luna vi chiede di essere molto attenti a tutte queste piccole o grandi incombenze che alla fine però dovete affrontare. Anche per voi Marte sta per diventare positivo, sta per finire anche questo periodo che vi ha visto spesso molto nervosi, anche nel rapporto con il partner, e devo dire che per l'amore questa ancora non è una giornata ideale. Per quanto riguarda il Cancro, la Luna è vicina a Mercurio, in opposizione, quindi nel segno del Capricorno, che può significare la felice riuscita di un accordo. Ecco, quindi se dovete firmare una nuova collaborazione, un nuovo contratto, questa Luna può essere molto utile, perché vi promette il massimo del risultato da un punto di vista economico. Ma è una Luna che vi chiede di essere però anche un po' più disponibili nei confronti delle persone che lavorano con voi, e soprattutto del partner, perché è una luna che mette sotto pressione soprattutto il rapporto coniugale. Magari ci possono essere delle dispute che hanno a che fare proprio con il denaro, magari si parla di un investimento, non so, da fare per la famiglia, per la casa, che non vi trova completamente d'accordo. Beh, mi ricordo, no, qualche tempo fa, quando mi diedero le prime date delle prossime fiere, e io ho detto, vabbè, manca ancora tanto tempo. E invece no, la fiera di Milano è arrivata, è ormai alle porte. Milano dal 3 al 5 febbraio e dal 10 al 12. È importante, interessante questa cosa. Fiera Milano City, sempre in seno al Festival dell'Oriente, che si terrà appunto in quelle date nella città di Milano. Se volete venite, se vi trovate in quelle parti, avete la possibilità di raggiungerci. Cartomanti Europei segue questo carrozzone coloratissimo, profumatissimo, anche rumorosissimo del Festival dell'Oriente, per così stare insieme a voi, che ne so, qualche ora, la possibilità di conoscerci meglio e più da vicino. Leone. Sì, ripartiamo dal segno del Leone, con una giornata che a molti di voi può apparire anche monotona e un po' noiosa, perché sarete alle prese con
piccoli problemi quotidiani, no? La spesa da fare, i bimbi da portare magari a scuola e trovate traffico, arrivate in ritardo, eccetera, il lavoro con tutti i suoi problemi. Però devo dire che questo momento che vi vede in difficoltà, perché vi manca un po' di brio, vi manca un po' di intraprendenza, vi manca un po' di ottimismo, sta per concludersi. Anche per voi Marte nel segno dell'Ariete significherà una rinascita completa che vi farà tornare protagonisti sotto tutti i punti di vista. Andiamo al segno della Vergine, bellissima luna, nel punto più bello del vostro oroscopo, una luna fortunata che parla di denaro, che parla di occasioni, che parla anche di colloqui di lavoro, no? Quindi chi deve sostenere un colloquio in questa giornata avrà proprio il favore degli astri, delle stelle, e quindi non potrà andare male assolutamente. È una luna che parla anche di sentimenti, di amore, un amore che è stato spesso conflittuale in queste ultime settimane, ma che sotto questa luna torna ad essere propositivo, perché quello che è mancato è stato proprio questo, il dialogo, no? La voglia di andare incontro al partner, oppure di essere ascoltati dal partner. Questa luna migliora il dialogo nelle coppie già consolidate. Per quanto riguarda la Bilancia, una luna difficile, una luna che parla di problemi domestici, di soldi da investire per la casa, per i vostri figli. È una luna che vi mette anche di cattivo umore, attenzione, vi fa dire delle cose che magari non pensate, perché risultate piuttosto irascibili in questo giorno, quindi cercate di mordervi la lingua quando state per dire qualcosa di eccessivo, no? All'indirizzo del vostro partner, ma anche all'indirizzo delle persone che lavorano con voi. Andiamo al segno dello Scorpione, questa è una bellissima luna perché è una luna che vi mette in comunicazione con le tante persone, divertenti, interessanti, allegre, quindi si preannuncia una giornata piuttosto spensierata, anche divertente, in cui avrete più tempo a vostra disposizione da dedicare alle vostre passioni, al tempo libero, magari anche allo sport, perché no, avete bisogno anche di rimettervi un po' in forma, ma tutto avverrà all'insegna dell'allegria, e questo è molto importante per un segno come il vostro che ogni tanto risulta essere un po' troppo cupo. E altro appuntamento molto importante è quello del sabato pomeriggio, tra le 15 e le 17, il signorino qui accanto a me, il signor Azzus, l'astrologo di cartomanti europei, apre la sua linea telefonica per darvi la possibilità di ottenere l'oroscopo, non solo quello generalizzato che mandiamo in onda ogni mattina attraverso questo canale televisivo, ma anche il vostro oroscopo personalizzato, quello che si chiama tema natale, che è fondato sulla vostra data di nascita, vostro luogo di nascita e vostro orario di nascita, così che possiate conoscere più particolarmente determinati aspetti importanti proprio della vostra fotografia astrale. Tutto questo avviene il sabato tra le 15 e le 17, ma se volete potete prenotare anche in questo momento. Ultimi quattro segni, ripartendo al Sagittario. Sì, per il Sagittario questa è un'ottima giornata per fare degli investimenti, delle spese, ma anche per incassare denaro. Ecco, se siete in attesa di una riscossione, potrebbero arrivare delle ottime notizie proprio in questa giornata. Certo, è una luna che lascia un po' a desiderare per i rapporti sentimentali, perché è una luna un po' troppo razionale questa che transita nel Capricorno, poi tra parentesi vicina a Mercurio. Avete bisogno in questa giornata soprattutto di essere sedotti da un punto di vista mentale, oltre che anche fisico, diciamo a livello di golosità. Ecco, per sedurre un Sagittario in questa giornata, invitatelo ad una cena succulenta, magari anche particolare. Andiamo al segno del Capricorno. Beh, la luna transita nel vostro segno, bellissima luna vicina a Mercurio, grandi idee e intuizioni in questa giornata. Ecco, è il giorno giusto per trovare delle soluzioni che abbiano a che fare con la vostra carriera, con la vostra professione. È una luna che parla anche di denaro, di soldi, e poi per l'amore, è una luna che vi fa essere molto più efficaci in quello che direte e in quello che farete, ma le parole avranno un'importanza decisiva in questo giorno. Per quanto riguarda l'Acquario, è una luna alle vostre spalle vicino a Mercurio,
voi in questo momento state vivendo un po' su un otto volante. Che cosa significa? Ci sono dei giorni in cui siete euforici, no? E altri giorni in cui tornano i problemi che avete dovuto affrontare soprattutto l'anno scorso, e che non vi fanno dormire tranquilli. Dovete essere però più ottimisti. Giove nel segno della bilancia è una presenza fondamentale che cambierà la vostra vita nel corso di questo anno. Quindi anche se in questa giornata qualcosa sembra rientrare, tornare indietro, essere diverso da quello che voi avevate sperato, non abbiate paura, perché si tratta solo di un transito passeggero. Chiudiamo con il segno dei pesci. Amicizie e rapporti sociali in primo piano in questa giornata, il giorno giusto per prendere accordi che riguardano il vostro lavoro, accordi proprio economici, è il giorno giusto anche per magari chiamare un amico o un'amica per un caffè, per un appuntamento, per rivelare anche qualcosa che vi sta a cuore. Se avete bisogno di sfogarvi, di parlare con qualcuno, questo è il giorno ideale, perché troverete le persone capaci di starvi a sentire, ad ascoltare, ma anche il partner sarà in grado di assecondare tutti i vostri bisogni. Amici, allora è tutto per questo appuntamento. Ricordate cartomantieuropei.com oppure i numeri che vedete in sovraimpressione per rivolgervi al centro di cartomanzia tra i più grandi, più importanti, più seguiti in Italia e nel centro Europa. A domani!